diventiamo più forti con m e con l. La consonante m si diverte a fare un bel girotondo con le cinque vocali a, e, i, o, u e insieme formano ma come mare, me come mela, mi come mimosa, mo come mora, mu come muro. Presta attenzione alle tue labbra quando dicono la consonante m. Insieme cantano una bella canzoncina. Mame mi mo mu. Mame mi mo mu. Ora ripassiamo un pochino come si fanno le lettere. Facciamo sempre attenzione a cominciare nella parte alta della riga, nella riga superiore, e a finire esattamente nella riga inferiore. Per fare la M facciamo alto, basso, trattino verso la metà, trattino verso la riga alta, alto, basso. Alto, basso, alto, basso. Taglietto in mezzo abbiamo scritto ma. Vediamo un pochino come si scrive ma anche in stampato minuscolo. Ci serve soprattutto per imparare a leggere sui libri dei grandi. Allora, si occupa metà della riga grande, trattino, gobbetta, gobbetta e ho fatto la ma. Sempre metà della riga grande, faccio un serpentello al contrario e metto la pancina. Ora proviamo con me. Alto, basso, trattino in mezzo, trattino verso la riga alta, alto, basso. Alto, basso. 1, 2, 3. Me. Di nuovo in stampato minuscolo. Occupo metà riga. Trattino alto, basso. Gobbetta, gobbetta. La E è un occhietto di traverso. 1, 2, 3, sempre a metà riga. Ora andiamo a mi. Alto, basso, trattino, trattino, alto, basso. Giù, 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 giù tutta la riga. E ho scritto mi. In stampato minuscolo, metà riga, alto, basso, gobbetta, gobbetta. La I rimane quasi uguale, solo che è grande la metà, con un bel puntino sulla testa. Andiamo a vedere come si scrive mo. Alto basso, trattino, trattino, alto basso. E un bel cerchietto nel senso contrario dell'orologio. Opla. Facciamolo in stampato minuscolo. Metà riga, trattino verso il basso, gobbetta, gobbetta. E poi un cerchietto grande quanto la metà della riga. Infine vediamo mu. Alto, basso, trattino, trattino, alto, basso. Un giro come le montagne russe. E vediamo in stampato minuscolo. Metà riga, trattino, gobbetta, gobbetta, metà riga, il giro delle montagne russe che finisce con un trattino verso il basso. Ma, ma, me, me, mi, mo, mo, mu. Ora è arrivato il momento di fare un po' di esercizio. Cosa ne dici di allenarti un po' sul tuo quaderno, provando a scrivere le sillabe di M prima in stampato maiuscolo e poi in stampato minuscolo? Ricordi i movimenti che hai visto nel video? Se hai qualche dubbio, puoi tranquillamente tornare indietro
e rivederli. Un altro piccolo giochetto. Allora, vediamo un po' i nomi delle immagini che vedi in questa diapositiva. Mesi, tartaruga, mela, mucca, melone, medusa. Attenzione bene perché tra queste sei parole ce ne sono due intruse, cioè due parole che non cominciano con la stessa sillaba. Ripetiamole insieme. Mesi, tartaruga, mela, mucca, melone, medusa. Scrivi sul tuo quaderno solo le parole che cominciano con la stessa sillaba. E ora facciamo un bel ripasso della consonante L. Anche L ama fare un bel girotondo con le cinque vocali. E insieme formano la come lana, le come leone, li come limone, lo come lombrico, lu come luna, la, le, li, lo, lu. E anche loro cantano una bella canzoncina che fa la le li lo lu, la le li lo lu. Facciamo un po' di esercizio con la consonante L e le sue sillabe. Cominciamo dalla sillaba La. Per fare la consonante L devo fare un trattino alto, basso, sempre toccando le due righe. E poi un trattino avanti, posso aiutarmi con la riga in basso. La, per fare la A, alto, basso e un taglietto, sembra un po' il tetto di una casa. Ora proviamo a vedere come si scrive la in stampato minuscolo. La L diventa una gambetta tutta dritta che questa volta occupa tutta la riga. Mentre la A in stampato minuscolo occupa metà riga, un serpentello al contrario e la pancetta. Ora vediamo le. Alto, basso, gambetta avanti, ho fatto la L. Alto, basso, un, due, tre, un giro di valzer e ho fatto le. Come si farà in stampato minuscolo? Facile, le vocali le abbiamo viste anche prima con la M. La L rimane sempre una bella gamba dritta e la E è un occhietto di fianco. Andiamo a vedere lì. Alto, basso, gambetta avanti e la I è una linea tutta dritta da sopra a sotto. Per farlo in stampato minuscolo, la L diventa, somiglia un po' a una I in stampato, ma in realtà è una L, è una gamba tutta dritta, con la sua I vicino che è una gambetta a metà riga con un puntino sulla testa. Lo, L, è un bel cerchiotto che occupa tutta la riga. Ora vediamo l'istampato minuscolo, facilissimo. La L è una linea che va da sopra a sotto e la O è uguale a quella di prima ma occupa metà riga. Infine vediamo l'U. L e il giro delle montagne russe, la U. Scriviamolo in stampato minuscolo, alto, basso, a metà riga, piccolo giro delle montagne russe con gambetta che va in giù. Rivediamole tutte. La, le, li, lo, lu, lu.
aver visto come si scrivono le sillabe di L, ancora un po' di allenamento. Prova sul tuo quaderno a scriverle. Prima in stampato maiuscolo, poi in stampato minuscolo, prestando attenzione ai movimenti che ti sono stati indicati in precedenza. Dopodiché, ancora un indovinello. Vediamo insieme i nomi di ciò che vedi nelle foto. Ala, leone, lente, lepre, lettera. Tra queste cinque parole c'è una intrusa, cioè una parola che non comincia con la stessa sillaba delle altre. Ripetiamole ancora una volta e poi proverai a scrivere sul tuo quaderno le parole che cominciano con la stessa sillaba. Ala, leone, lente, lepre, lettera. A presto e buon lavoro!